ma c'è la prima ragazza che ho visto stamattina. Accanto al posto dei carabinieri. Accanto al posto dei carabinieri. Ma aspettate che vi vengo incontro un attimo. Io sono ancora qua. Ho posteggiato sopra Carmela. Allora fai quello che puoi fare. Sì. Ti fermi. Papà, vieni con me. A casa di tua madre e sono venuto qua di corsa. Sono venuto qua di corsa, da casa di tua madre. Pensavo che era più vicino. Accendere. Sì.
Quello può calare. No, non dovrebbe. Dice che c'è un calo. Parliamo di quello, prendiamo il sole. Sono consultati, vi siete presentati, avete fatto dei provini, tipo il Grande Fratello, tipo amici, come funziona? Siamo presentati tra diversi concorrenti, hanno scelto il mio concorrente. Lui è stato il concorrente, insomma, che è andato avanti e quindi alla fine è riuscito a essere l'imperatore Carlo V. Quindi lo fai davvero con piacere, molto, riuscendo a capire davvero che è un ruolo molto importante. Lo ripeto, per seminare il massimo. Per seminare al massimo la figura, una figura del genere. Ancora dopo secoli e secoli si parla di questo Carlo V, che è stato veramente il massimo. Senti, entriamo nel personale, ma il fatto che sei Carlo V... Potrebbe fanteggiare. lui ha già capito dove voleva andare a parare. Con le donne. Speriamo. Speriamo, lui chiaramente, capito, essendo un personaggio di rilievo. Ne approfittiamo, finché dura se ne approfitta. E allora, buon corteo. Io sempre Carlo V, diciamo, sono io e l'imperatrice sul caso, questa è una novità, diciamo, del corteo, è una figura idealizzata di Carlo V, dell'imperatrice, e loro rappresentano i miei eredi, cosa che nel corteo non è mai stata rappresentata, insomma. Veramente è stata
è una bella nozione comunque stare qui, perché nessuno ci aspetta in giro di vedere due imperatori, diciamo, tantomeno quel carro che non ci sono mai stati. Nelle prime edizioni sì, c'era il carro dell'allegoria, mentre quest'anno abbiamo inserito il carro appunto dell'imperatore e dell'imperatrice. È una cosa abbastanza bella, qui vedete, è abbastanza organizzato questa strada. Lui rappresenta, il mio socio rappresenta sempre Carlo Pinto, diciamo, è la figura idealizzata. Allora, quando si entrava con questi cortei, si usava a portare in giro anche delle statue, tipo le processioni religiose che facciamo noi adesso, no? Loro avevano diciamo, queste statue che rappresentavano l'imperatore e l'imperatrice, che poi venivano idealizzate, diciamo. E ci siamo in due, quindi siamo tre imperatori. Carro della Bruna, che è diciamo, la varia, noi chiamiamo di seminario antica, di cui è stato scoperto, questo si chiama Carro della Bruna. Allora dirò solo che è il Carro della Bruna, lo faccio io, andiamo. Aspettate un secondo solo. Questo carro che state vedendo sfilare adesso durante il corteo è il Carro della Bruna. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vieni.